Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi vi mostro come realizzare i tarallucci al vino bianco. Dei biscottini semplicissimi ma buonissimi, con ingredienti che abbiamo tutti in casa, facili da realizzare e veloci. Questi sono i tarallucci. Seguitemi e vi mostro come fare. Gli ingredienti sono farina 00 o 0, un pizzico di sale, lo zucchero, l'olio. Io sto usando l'olio extravergine di oliva, ma voi potete utilizzare o un olio di oliva o l'olio di semi, il vino bianco, il lievito per dolci e lo zucchero per andare a ricoprire i nostri biscotti. Iniziamo aggiungendo alla farina un pizzico di sale, lo zucchero, mescoliamo, l'olio, il vino bianco. Il lievito per dolci setacciato, basta, non serve altro. Questa ricetta quindi è indicata per gli intolleranti al lattosio e per gli allergici alle uova. Andiamo a impastare. Dobbiamo ottenere un panetto liscio, omogeneo e sodo. Nel caso in cui doveste vedere che il nostro impasto risulti un po' troppo sodo, aggiungete un goccio di vino bianco. Io, visto che c'era un altro po' di olio nel bicchiere e mi dispiaceva tenerlo lì, e l'ho aggiunto. Ora ci trasferiamo sul piano da lavoro. Io tolgo quello che non serve e andiamo ad impastare. Non serve impastare a lungo. Basteranno pochi minuti per ottenere il composto che ci serve. Dopo qualche minuto, il nostro impasto si presenterà così. Lo mettiamo a riposare per 5 minuti, non di più, ricoperto da una ciotola, e poi andiamo a formare i filoncini per fare i tarallucci. Riprendiamo il nostro impasto. Lo rilavoriamo un secondo e quindi ne stacchiamo dei pezzi. Ricaviamo un cordoncino. Decidete voi la grandezza che volete dare ai tarallucci. A me piacciono piccoli, quindi li farò piccoli. Chiudiamo così. Andiamo a ricoprire di zucchero solo da una parte, solo da questa parte, e le andiamo a sistemare in una teglia ricoperta di carta forno. Chiudiamo, ricopriamo di zucchero e andiamo sulla teglia. Richiudiamo. Così andiamo nello zucchero
quindi nella teglia. Potete utilizzare anche lo zucchero di canna. Ne faccio un altro per farvi vedere. Adesso questi vanno in forno a 180 gradi per 15 minuti circa. Dovete sempre controllare la cottura perché, come dico sempre, ogni forno ha le sue storie. I nostri tarallucci sono pronti. Grazie per avermi seguito. Alla prossima video ricetta. Ciao! Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi vi mostro come realizzare i tarallucci al vino bianco. Dei biscottini semplicissimi ma buonissimi, con ingredienti che abbiamo tutti in casa, facili da realizzare e veloci. Questi sono i tarallucci. Seguitemi e vi mostro come fare.